Gloria al nome del Signore. Siamo qua nella città di Cattolica, di Rimini, in Emilia Romagna, per poter portare una parola di conforto alle anime che sono persi dietro a questa vanità mondana, alleluia, e sappiamo tutti che una volta perso l'anima, una volta morto il corpo, l'anima andrà all'inferno. Per questo siamo qua in obbedienza alla parola di Dio, per poter portare questo messaggio di salvezza anche a queste anime che hanno il diritto di sapere. A Dio vada tutta la lode, l'onore e la gloria, alleluia. Perciò convertitevi, che quanto meno non lo sapete, gli arriverà. A chi non è pronto non sarà salvato. Fratello Daniel, fratello Stefano, per la gloria di Dio, alleluia. Abbiate fede nelle parole del Vangelo, non della nostra bocca, perché ha compunto il cuore e lo spirito di parlarvi in questo. A Dio è piaciuto venire qua in mezzo a voi, a predicare nel Vangelo della salvezza, della speranza, della gloria eterna, del sacrificio di Cristo per i nostri peccati. Come nei tempi antichi, anche oggi, cari fratelli nella grazia, c'è tanta desolazione, c'è tanta povertà, e mi riferisco alla desolazione spirituale, la povertà spirituale, all'ignoranza spirituale. Preghiamo affinché il Signore versa ancora per mezzo dei Suoi servi la Sua misericordia, il Suo amore e il Suo perdono su queste anime peccatrici e peccatori. Benedetto sia il nome del Signore. Guardate bene ciò che sta scritto: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E il dono di Dio viene dato nel nome di Gesù Cristo. Il Vangelo, le lettere, dell'Apocalisse parla così: i salvati sono i redenti di Cristo. Alleluia. Coloro che lo hanno riconosciuto, coloro che lo hanno manifestato, noi siamo la testimonianza di quello che Gesù ha fatto nelle nostre vite. Eravamo dei peccatori dell'adulterio, della fornicazione. Sentiamo delle domande, carissimi, sottovoce: ma chi sono quelli? Tanti ci scambiano per i testimoni di Geova. Ecco la conoscenza che ha l'umanità verso i credenti: conoscono solo con loro che non li conoscono, e conoscono solo i testimoni di Geova, perché per la disgrazia nostra, alleluia, gli evangelici stanno chiusi, andranno a festeggiare e andranno a vedere le proprie vite, le proprie comode. Ma noi ringraziamo il Signore che ci ha messo uno spirito umile e di servitù per poter portare questo Vangelo di speranza per tutti questi uomini e donne, giovani e anziani, alleluia, che hanno il diritto di saperlo. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto sia il nome del Signore.